Ciao a tutti, come vincere le 5 emozioni dolorose? Allora, le 5 emozioni dolorose sono il senso di colpa, e il senso di colpa lo vinci se trovi una motivazione logica a quello che tu hai fatto, senza andare a cadere nell'emotività, perché è l'emotività che ti frega. Tu trova una soluzione. Anziché passare Natale con tua mamma, sei andato al, che ne so, con gli amici, non devi viverti il senso di colpa, darai delle giustificazioni, troverai una soluzione, una sistemazione. Ma l'importante è che se tu fai un qualcosa, non, ovviamente non lasci magari una situazione in cui oggettivamente non hai neanche scrupoli di coscienza. Gli scrupoli di coscienza sono positivi, il senso di colpa è negativo, per cui prima di fare qualunque cosa, vai a trovare una soluzione logico-razionale. Porta il discorso sul logico-razionale, vedrai che riuscirai a superare il senso di colpa. La rabbia. La rabbia è la seconda emozione negativa. Allora, se vuoi eliminare la rabbia, devi mettere l'antidoto, che è l'amore. Inizia a deliberatamente, magari all'inizio fingendo, verso le persone che hai più rabbia, a fare un atto d'amore. Questo ti darà una forza interiore, una sicurezza e farà diminuire rapidamente, drasticamente la rabbia. È proprio, come dire, un qualcosa che uno elimina completamente l'altro. Un'altra emozione dolorosa è sentirsi offesi, qualcuno che ti ha fatto uno sgarbo o qualcosa. Beh, in questo caso è semplice, di poverino lui, e evita di, diciamo, di vederlo, di frequentarlo. Nessuno, siamo in 7 miliardi, diciamo, possiamo frequentare qualunque persona. Se ritieni che una persona ti ha fatto uno sgarbo o qualunque cosa, tu chiudi le relazioni e vatti a relazionare con qualcun altro, senza avere rabbia, senza niente. Cioè, non è una persona che va bene per me, non è una persona che reputo moralmente o da qualunque punto di vista, comunque allineata a me, se non ho interesse a interagire, non è che dobbiamo interagire per forza con tutti, non interagire con quella persona, vai a interagire con qualcun altro e lascia decadere. Tanto l'offesa, pensa poverino lui che è un coglione e tu fatti gli affari tuoi tranquillamente. Diciamo, un'altra emozione dolorosa è la delusione. Qualcuno, diciamo, che ci ha deluso. La delusione deve essere semplicemente un insegnamento. Se tu puoi imparare molto, ogni volta che resti deluso da qualcosa ne trai un insegnamento e vedrai che la volta successiva non sarai più deluso, riuscirai a fare le cose nel modo giusto. E l'ultima emozione dolorosa, tra le prime cinque, diciamo, è l'abbandono. L'abbandono è un'emozione dolorosa e quindi devi autosomministrartene un po' alla volta, devi essere in grado di piuttosto te l'autosomministri, in modo tale che, come dire, fai una sorta di vaccinazione. Perché se ti vaccini all'abbandono, poi non lo sentirai un po' di meno. Come un po' dire, faccio il vaccino antinfluenzale, se becco l'influenza me la becco un po' di meno. Quindi devi autovaccinarti somministrandoti ogni tanto un po' di abbandono. Questa è la strategia migliore per vincere